Ciao ragazze, la vita è diversa dal solito. Oggi ci strucchiamo insieme e faccio la skincare con voi. Quindi levo gli occhiali. Anche la location ovviamente è diversa. Siamo in bagno. Qui. Allora, gli specchi. La prima cosa, bisogna struccarci. Allora, ragazze, sugli occhi vado ad utilizzare questo qui di Bottega Verde, questo qui è l'Aquilaia che non brucia gli occhi, soprattutto quando è un trucco un po' più complesso, lo vado ad utilizzare perché non brucia assolutamente gli occhi, quindi applico il prodottino. Guardate. È ottimo, ragazzi, ve lo straconsiglio. Vedete? Ok, dopo aver fatto gli occhi con questo qui. Andiamo a prendere lo struccante e utilizzo questo qui di Le Rocher, Hydra Vegetal, che è un'acqua micellare 2 in 1. Ottima ragazza anche questa. Mettiamo qui. Strucco tutto il viso. Ma ragazzi, non piace come a tutti, penso che rimangono tracce di trucco, quindi. Ok, faccio super pulizia. Quindi dopo aver applicato lo struccante Iver Rocher, applichiamo questo qui, il Beauty Fluid di Alverde, ragazzi, che è un 3 in 1, quindi anche uno struccante, e in più deterge la nostra pelle, quindi applichiamolo. È una mousse. Poi risciacquiamo con acqua. Mentre adesso applico l'Hydra Vegetal di Le Rocher, che è un gel detergente ultra freschezza. Sciacquiamo. Adesso facciamo un peeling, uso questo di Alverde,
albicocca biologico con candelendula biologico e microgranuli di bambù e fiori di Bach. Ottimo, quindi bagniamo un pochettino il viso, deve essere un po' umido, e facciamo il nostro scrub. Poi sciacquiamo. Scusate se ogni tanto scappo dalla visuale. Dopo applico il mio sebo vegetal, questo qui che è un 3 detergente, è anti punti neri, oltre a essere uno scrub, quindi dopo, ragazzi, allora io di solito la maschera la faccio la sera, 2 o 3 volte a settimana, quindi la faccio stasera. Poi io utilizzo anche questo 1 o 2 volte a settimana che è per i punti neri, l'ho già fatto ieri, quindi si applica sui punti neri, insomma, sulla T, quindi è ottimo, sempre di Rocher. Come maschere vario, quindi ne faccio tante. Allora, dopo aver applicato questo, ragazze, applichiamo il tonico. Ecco qui. Dopo applico il contorno occhi e uso questo al melograno B, a bacche di Edgeoie. È normale essere un po' rossa in viso perché comunque dopo aver fatto gli scrub con i microgranuli è normale, ma dopo si toglie subito. Ok, ragazzi, adesso applico la crema, questa qui alla mela verde kiwi di bottega verde. E per ultimo applichiamo questa qui, che è una maschera labbra e contorno labbra di BJ, Baciami sotto le stelle, e la richiamo sulle labbra e il contorno labbra. Ecco qui, ragazze, questa era completa. Io di solito faccio appunto la maschera 1 o 2 volte a settimana e i punti neri, quindi vario, ragazze, utilizzo le maschere di Bottega Verde, Yves Rocher, quindi vario. E poi stasera penso che farò questa qui, Strawberry Cream di Set Even, alla fragola cremosa, ottimo. E niente, ragazze, per qualsiasi domanda, qualsiasi cosa scrivetemi sotto.